podcast. C'è un Forgotten Man anche in Italia, come l'uomo dimenticato degli Stati Uniti che 8 anni fa fece vincere Donald Trump alle elezioni presidenziali. La differenza è che il Forgotten Man italiano, al contrario di quello americano, non fa vincere nessuno, per la banale ma drammatica ragione che a votare non ci va proprio. Se ne sta a casa e la politica se la dimentica. E anche noi lo dimentichiamo, indaffarati come siamo a fare i calcoli di quanti voti ha preso quel partito, quanti ne ha persi quell'altro, quanto è più forte una leader, quanto si è indebolita l'altra. E così, alla fine, ci sfugge che la vera sconfitta è solo la democrazia. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, di Massimo Giannini. Hanno visto arrivare, ma non sono stati in grado di fermarci. Il Partito Democratico è il partito che è cresciuto di più dalle scorse elezioni politiche, con 5 punti in più, 10 se consideriamo i sondaggi dell'inizio dello scorso anno, 2 in più dalle scorse europee del 2019 e, se guardiamo ad alcune circoscrizioni, in particolare al sud, addirittura 7 punti in più rispetto alle scorse elezioni europee. Siamo i soli, insieme ad AVS, cui vanno i nostri complimenti, a crescere in termini assoluti, in voti in termini assoluti rispetto alle ultime elezioni politiche. Questo vuol dire che la distanza con Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni si è accorciata in modo significativo. Questo era uno dei nostri obiettivi. Se guardiamo nel particolare, questa distanza in termini assoluti alle scorse politiche è stata di 2 milioni di voti, si è ridotta a 1 solo milione di voti. Quindi il messaggio è chiaro, Giorgia Meloni, stiamo arrivando. Eccolo qua, il botta e risposta a distanza di quelle che in fondo sono le due vincitrici, effettivamente, di queste elezioni europee. Giorgia Meloni esulta perché il suo partito è l'unico tra le destre europee al governo che ha accresciuto i suoi consensi e quindi si può permettere il lusso di ridere alla leader del Partito Democratico che, quando vinse le primarie quasi 2 anni fa, disse la famosa frase «non ci hanno visti arrivare». Oggi Elly Schlein aggiorna la sua battuta e all'ironia di Meloni risponde «stiamo arrivando». Ha ragione anche lei, tutto sommato, visto che il suo partito è l'unico tra le sinistre europee che aumenta i voti sia in percentuale sia in valore assoluto e dunque si prepara a dare battaglia su tutti i dossier più importanti dei prossimi mesi, dal premierato forte alla manovra economica. Due donne, due profili, due destini diversi, ma ragioni uguali e contrarie per essere reciprocamente soddisfatte. Meloni fa il pieno di preferenze. In effetti è quella che ne prende di più. È vero che era candidata capolista in tutte le circoscrizioni, ma 2.300.000 preferenze sono davvero tante. Dietro di lei non c'è praticamente nulla. Gli altri del suo partito si stenta persino a ricordarsi come si chiamano: Alberico Gambino, Francesco Ventola, Nicola Procaccini. Tutti galleggiano intorno alle 90.000 preferenze. Appunto, tra la capa e l'intendenza c'è un abisso, perché Fratelli d'Italia è in effetti il partito della donna sola al comando. E la donna sola al comando comanda. È vero che ha preso in valori assoluti meno voti rispetto alle politiche del 2022, 634.000, grosso modo. Però è vero che ha guadagnato quasi 3 punti percentuali. È vero che li ha sottratti ancora alla Lega ed è vero che in questo momento, appunto, tra tutte le forze politiche che governano il paese, in Europa è l'unica che può cantare vittoria e ora si siederà al tavolo dei grandi, al G7 che sta per cominciare, proprio forte di questa sua posizione che la rende diversa e decisamente avvantaggiata rispetto a Emmanuel Macron, che sappiamo è uscito a pezzi
dal confronto con Marine Le Pen e ha già convocato le elezioni parlamentari per il 30 giugno, e il cancelliere Scholz, che in Germania è a sua volta incappato in una sonora sconfitta, soprattutto a vantaggio della forza nazifascista di Alternative for Deutschland. E quindi per la scelta della prossima commissaria o commissario europeo, Giorgia Meloni potrà dare le carte e potrà decidere se stare o non stare nella partita. Sul fronte opposto, Schlein fa il pieno nelle città, in quelle più grandi e in quelle in cui si rinnovano le amministrazioni comunali. Il PD, la sinistra, è in testa a Bari, a Firenze, a Perugia, ha vinto a Cagliari, ha vinto a Bergamo. Insomma, fa il pieno nelle grandi città, alle europee è il primo partito a Milano, ma è anche il primo partito al sud, dove ha preso molti voti in uscita, soprattutto dal Movimento 5 Stelle. Altre curiosità riguardano gli altri partiti, la Lega, che perde dopo 20 anni la guida di Pontida, il suo luogo più simbolico e più importante, oppure la destra che vince a sua volta in altri luoghi simbolo purtroppo di tragedie nella nostra storia, Predappio, dove riposa la salma di Benito Mussolini, ma anche Sant'Anna di Stazzema, dove si compì una delle stragi più efferate durante la ritirata della Wehrmacht nazista. Oppure Forza Italia, che ad Arcore scivola al terzo posto. Ma in generale, per Lichlein le cose sono andate bene. Dietro di lei, che ha preso 220.000 preferenze, sono ben visibili le candidature civiche che la stessa segretaria aveva scelto. Lucia Annunziata, Cecilia Strada, hanno avuto successi veramente rilevanti. Ma lo stesso successo lo hanno avuto i famosi cacicchi, e cioè quelli più volte esecrati e contestati proprio da chi era arrivato per ultimo alla guida del partito, Lichlein appunto. Antonio De Caro, il più votato, con quasi 500.000 preferenze, sindaco di Bari uscente. Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna uscente anche lui, con quasi 400.000 preferenze. E poi ancora, molto bene, Dario Nardella, Matteo Ricci, Nicola Zingaretti, i sindaci, e cioè quella rete capillare di amministratori locali che fanno la forza e anche la debolezza del Partito Democratico. La debolezza perché rappresentano il simbolo di quel governismo, di quell'amministrazione della cosa pubblica, in nome della quale spesso il PD ha perso la sua natura, la sua idealità, ma anche la sua forza, perché poi un partito vive di strutture organizzate e soprattutto di buoni amministratori, che nel momento in cui ci si deve contare una differenza possono farla. Ora Lichlein ha chiamato a sua volta un cambio di passo. Deve convincere Giuseppe Conte e la polverizzata galassia centrista a fare squadra e casa comune, insieme al PD, e ad offrire all'Italia finalmente una credibile alternativa di governo. Ci vorrà tempo, ma non c'è altra via. Queste due donne stanno dunque assumendo su di sé una responsabilità enorme, ma quello che non possono e non devono fare è trascurare o sottovalutare la disaffezione politica e il disincanto democratico di una massa impressionante di italiani, tutti quelli che non hanno voluto nemmeno recarsi alle urne. Sono una moltitudine, sono un vero e proprio popolo. Un tasso di affluenza pari al 49,6%, il più basso della storia repubblicana, significa solo questo: su un totale di 49.500.000 aventi diritto, grosso modo, hanno votato per questa tornata di elezioni europee solo 23.200.000 cittadini. Gli altri 26.300.000 italiani sono andati al mare o sono rimasti sul divano. Avete capito bene, 26.300.000 cittadini. C'è di tutto là in mezzo, voti in uscita da quasi tutti i partiti, il grosso, come abbiamo detto, soprattutto dal Movimento 5 Stelle, dicono le analisi dei flussi elettorali. Gente che non ne vuole più sapere, per delusione o stanchezza, per qualunquismo o ignoranza, per senso di inutilità o di emarginazione sociale. Gente che non ha più fiducia nell'unica cosa che conta in una comunità organizzata e soprattutto in un tempo del ferro e del fuoco come quello che stiamo vivendo, e cioè la democrazia, che finisce per morire proprio così, mentre altrove
le autocrazie prosperano e tentano di sottrarre all'Occidente il suo posto nel mondo. Esauriti i conteggi, finita la partita doppia dei profitti e delle perdite elettorali di queste europee, Meloni e Schlein faranno bene a occuparsi di tutto questo. Come recuperare i forgotten men alla dialettica e alla vita democratica. Poi sì, se volete ci sarà anche il tempo per l'ironia, per il sarcasmo, per lo sfottò. A proposito, pare che i Fratelli d'Italia abbiano sbancato anche a Capalbio. Così la Premier, almeno, non potrà più attaccare i radical chic, visto che ormai pure loro votano per lei. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, è un podcast di Massimo Giannini. Una produzione, One Podcast.